Grazie ancora. Grazie, mi spiace per i soliti classici inconvenienti. Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie insomma per la partecipazione e grazie soprattutto al Formet, ma al gruppo di lavoro più in generale. So che di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, però io ci tengo, visto che con oggi insomma presentiamo questo progetto che è frutto insomma di un lavoro di settimane, quasi di mesi, ma soprattutto davvero vorrei sottolineare che è frutto di una collaborazione tra persone che stanno lavorando molto bene, nonostante insomma, siano periodi duri e pesanti per tutti da tanti punti di vista. Quindi voglio insomma, partire dai ringraziamenti veramente a tutti e speriamo di aver fatto un buon lavoro, ma insomma, comunque ce l'abbiamo messa tutta. E questo mi porta insomma, a fare questa piccola introduzione per dire che cosa significa per noi fare formazione. Formazione naturalmente legata al mondo della partecipazione. Per noi fare formazione significa in qualche modo mettere in campo delle azioni trasformative, per questo il nome del progetto e per questo anche il titolo di questa slide, cioè la formazione che trasforma. Se la formazione è efficace, per come la vediamo noi, alla fine dell'intervento formativo le persone sono persone diverse. Non solo le persone sono diverse, ma le organizzazioni ne devono trarre dei benefici. E ultimo, ma assolutamente non ultimo, ovviamente le policy di quell'amministrazione, perché le policy significano i nostri stakeholder di riferimento, cioè significano i nostri cittadini, le nostre comunità. Perché le persone? Perché naturalmente sviluppare nuove capacità aiuta a fare meglio il proprio lavoro, ma non solo. Sviluppare nuove capacità e nuove attitudini vuol dire anche poter crescere appunto come persone, poter crescere non solo in termini di competenze ma anche di relazioni. Vedremo tra poco anche i risultati di alcune indagini che abbiamo fatto lo scorso anno, attraverso le quali siamo andati proprio a indagare anche questi aspetti. Cioè quando facciamo formazione, quando facciamo partecipazione, non è solo il contenuto, non è solo l'impatto sulle policy che naturalmente è fondamentale, ma è molto importante anche l'impatto sulle relazioni. Quindi che siano relazioni all'interno dell'organizzazione o che siano relazioni con la comunità di riferimento. Quindi per noi il focus è sempre sulle persone. Le persone, come dire, più formate, ma anche più motivate, sono persone che portano beneficio alla propria organizzazione. Quindi, come dire, andando anche su aspetti che riguardano proprio il performance management, il tema appunto della salute interna, che sempre più è riconosciuto come uno assolutamente delle leve strategiche, perché in questa stagione di rinnovamento e di riforma della pubblica amministrazione si possono veramente ottenere dei risultati che hanno come orizzonte quello del valore pubblico e quindi del valore delle cose che facciamo per le nostre comunità. Quindi lavorare meglio vuol dire lavorare meglio per la propria organizzazione, ma vuol dire anche lavorare meglio in un ambiente, in un contesto nel quale è più gradevole lavorare. E, insomma, decenni di letteratura ci insegnano che quando si lavora più volentieri si fanno cose migliori. E come dicevo prima, infine, ma non per ultimo, naturalmente, il fatto di sviluppare nuove competenze dovrebbe essere anche, almeno questa è la nostra intenzione, far sì che questo sia anche un volano per fare comunque trasformazione anche dal punto di vista dei servizi o delle politiche che si possono mettere in campo, naturalmente dal nostro punto di vista, perché noi ragioniamo sempre attualmente dentro l'alveo appunto della partecipazione, quindi di processi decisionali inclusivi, quindi sempre più anche finalizzati a rispondere ai bisogni delle nostre comunità. Quindi anche questo è un aspetto, per esempio, che siamo andati a indagare. Perché facciamo tutto questo? O meglio, sarebbe meglio dire perché abbiamo messo tutto questo nella legge, nel senso che nato prima l'uovo e la gallina. Io dico che sono nati insieme, nel senso che quando nel 2018 abbiamo rinnovato la nostra legge sulla partecipazione, nel senso che noi abbiamo in Emilia Romagna una legge sulla partecipazione fino al 2010, abbiamo deciso che fosse importante anche nella legge, quindi anche nell'articolato, andare proprio a definire la necessità e quindi l'impegno da parte dell'amministrazione regionale a realizzare comunque attività formative. Quindi la legge stessa riconosce l'importanza sia per il personale della regione stessa, ma per tutto quello del territorio, dell'Emilia Romagna, quindi le persone che
lavorano anche negli enti locali, l'importanza appunto per far crescere il sistema complessivo della partecipazione di investire nello sviluppo di competenze. Non solo investire, quindi fare attività, ma anche misurarle. Altro aspetto assolutamente fondamentale, e quindi la nostra legge, come tante leggi ormai, ha una clausola valutativa, ma qui mi piace sottolineare il fatto che nella clausola valutativa il legislatore ha individuato alcuni aspetti da andare a misurare e rendicontare ogni 3 anni, e uno di questi aspetti riguarda proprio le attività di formazione che si vanno a realizzare. Questa clausola valutativa ha avuto, tra l'altro, appunto il suo primo momento, diciamo, proprio lo scorso anno. Questi sono alcuni numeri, così, perché abbiamo detto misurare, quindi sicuramente per dare un ordine di grandezza di cosa significa per noi questa attività, questi sono, per esempio, i risultati delle prime 2 o 3 annualità, diciamo così, la nuova legge di fine 2018. Siamo partiti quasi subito con il primo programma annuale e abbiamo concluso le ultime attività nel novembre del 2021. Quindi questi dati appunto sono riferiti a quello che abbiamo prodotto, diciamo così, ho portato a casa in queste 3 annualità. Dicevo, abbiamo avuto la nostra prima clausola valutativa proprio nel 2021 e, come d'altronde era anche prescritto, Sabrina, perdonami, ti interrompo solo un sì. istante per dirti che in questo momento non so se tu stai scorrendo le slide, noi le vediamo fissate sulla prima ed è come se non vedessimo la sequenza. Ok, sì, poi magari puoi provare a rilanciarle. Cosa vedete? Ok, adesso credo che ci siamo, mi sa che ci Ok, siamo. quindi vedete la Poi. slide 9, ma vi siete perse tutte le precedenti in pratica. Ci siamo, sì, pensavamo che stessi ancora sulla prima, che fosse Ok, vabbè, un'introduzione. No, allora. Ecco, in realtà, guarda, puoi provare a portare avanti e dietro, giusto per vedere. Perfetto, ok, perfetto. Da questo momento ti vediamo infatti bene. diciamo che, va bene, le faccio vedere magari rapidamente, ma insomma, questa magari perché non li ho citati i numeri e qua si vedevano che erano appunto i risultati di queste annualità. Adesso stanno scorrendo in avanti, vedete la Stanno diapo 9? scorrendo in avanti e ne approfitto anche per dire a tutti i partecipanti che chiaramente le slide saranno messe in condivisione sulla piattaforma 20PA, comunque avete modo di recuperarle. Ok. Assolutamente. Dunque, dicevo appunto, nell'autunno 2021 abbiamo preparato questa prima relazione a clausola valutativa, la formazione era uno degli aspetti da indagare e abbiamo fatto, insomma, diverse indagini. Noi naturalmente misuriamo sempre le attività che facciamo, quindi ogni volta che facciamo un incontro, lo vedrete anche oggi, chiediamo comunque, diciamo, in senso ampio e generale qual è, insomma, il gradimento dell'evento che abbiamo realizzato. Poi al termine dei percorsi formativi cerchiamo anche di andare a misurare quello che è l'effetto di quel percorso formativo, sia subito che anche a distanza. Però, appunto, in occasione della clausola valutativa abbiamo fatto un'ulteriore indagine specifica. E allora, come vi dicevo prima, siamo andati a indagare tra le tante cose anche alcuni di questi aspetti che citavo prima, quindi per esempio quanto la motivazione a promuovere processi partecipativi da parte delle persone che avevano partecipato evidentemente ai nostri corsi fosse aumentata. Quindi in questo senso, per dire, la formazione non è solo sviluppare competenze, ma anche in qualche modo uno stimolo per poi farsi promotori nella realizzazione e nella promozione di processi partecipativi. Quindi sia come è cambiata la motivazione appunto delle persone, ma anche andare a vedere quanto la propria organizzazione in qualche modo ha riconosciuto questa competenza acquisita e quanto queste persone hanno visto aumentare il loro coinvolgimento sul tema della partecipazione. Quindi vedete dati naturalmente molto, molto rassicuranti per noi che questo facciamo, però già vedete che c'è comunque un piccolo scarto, no? Quindi le persone comunque sicuramente hanno sviluppato una motivazione più alta, non sempre l'organizzazione ha risposto, diciamo così, con lo stesso entusiasmo. Se andiamo invece a vedere quanto appunto sempre i formati, diciamo così, ritengono che la formazione sia stata utile per sviluppare le loro appunto capacità nel progettare, organizzare, gestire processi partecipativi, vedete che le persone che hanno dichiarato appunto che la formazione è stata efficace sono percentuali molto alte. Però io ho voluto qui anche associare invece questo dato, cioè abbiamo chiesto poi a chi invece, benché vedete che si tratta di una ventina di persone a livello assoluto e percentualmente
chi ha dichiarato che per nulla, insomma, aveva ricevuto, diciamo, beneficio, una percentuale veramente molto bassa, però, come dire, quando si vuole migliorare è su questo che bisogna andare a agire, no? Quindi capire perché quelle 20 persone comunque in qualche modo hanno terminato il loro percorso formativo con noi e non ne hanno tratto, beneficio. Quindi lavorare, insomma, su quel gap per cercare sempre di più di migliorare le nostre attività. E un'altra cosa che abbiamo voluto verificare è quanto la coprogettazione, perché con trasformazione siamo alla terza stagione, diciamo, di coprogettazione del programma formativo, quanto le persone hanno ritenuto che questa modalità di progettazione sia stata utile. Anche in questo caso, insomma, questo ci ha rassicurato sul fatto che la coprogettazione è un metodo utile che viene riconosciuto come tale, anche in questo caso non da tutti. Personalmente sarei molto curiosa di, però noi facciamo queste indagini poi anche in modo naturalmente anonimo, però di capire chi per esempio ha affermato, no, perché il programma è stato definito senza tenere in conto di quanto è emerso dalla coprogettazione, di nuovo è su questi, no, che bisognerebbe questa indagare. Però ecco qui, naturalmente, visto che stiamo lanciando un nuovo percorso di coprogettazione, è bene ricordare a tutti, come in qualsiasi processo partecipativo, naturalmente non sempre tutte le proposte che emergono possono essere accolte. Intanto c'è un principio di, naturalmente, di prevalenza. Se stiamo ragionando di bisogni formativi, ovviamente è molto probabile che la quantità di idee, di proposte, di bisogni appunto che emergeranno siano anche superiori a quelli che poi siamo in grado di soddisfare. Quindi chi si mette in gioco in un percorso di coprogettazione deve, come dire, essere anche disposto a accettare questo, cioè che non necessariamente, se la sua è un'esigenza molto specifica e che appunto non raccoglie la condivisione degli altri, questo non significa che la sua opinione non sia tenuta in conto, ma significa appunto, semplicemente, che quando si è in una comunità, in qualche modo anche quelli che sono i bisogni della maggioranza, giustamente, dico io, hanno una prevalenza. Dicevo, la coprogettazione è il metodo che noi seguiamo ogni qualvolta possiamo, nel senso che è la nostra modalità prevalente comunque di definizione di progetti, di programmi, quindi è un metodo che utilizziamo anche quando dobbiamo realizzare un percorso partecipativo. In questo caso già questo percorso partecipativo naturalmente è stato frutto, come dicevo prima, di un lavoro fatto con appunto un gruppo di lavoro, ma qui soprattutto quello che comincia oggi è un percorso di coprogettazione con tutta la comunità di pratiche regionali, non solo, ed è un percorso che noi appunto abbracciamo perché siamo convinti che questo sia il modo migliore per far sì che siano proprio poi i beneficiari delle nostre azioni a dirci quali sono i problemi che affrontano nel lavorare con la partecipazione, quindi quali sono i loro bisogni, e siano sempre ancora i beneficiari che ci possano anche suggerire quali possono essere le soluzioni a questi problemi, quali sono le azioni che possiamo mettere in campo per rispondere a questi bisogni. Quindi, che cosa si decide con questo processo partecipativo? Si decide proprio il piano triennale formativo per la partecipazione, cioè quel piano che noi andiamo appunto a disegnare e che è la base per andare poi naturalmente anche a acquisire le risorse necessarie, andare a definire quindi poi un programma che poi si andrà appunto a mettere a terra con i vari corsi che si deciderà di realizzare tendenzialmente a partire dall'autunno, perché vedrete, insomma, questo percorso ci occuperà da parte oggi, insomma, ci occuperà da qui sicuramente all'estate. Cosa conterrà questo piano e cosa contiamo di portare a casa, oltre, diciamo, al piano che quindi a partire dai bisogni va a individuare quelle che possono essere le soluzioni e quindi i contenuti e le modalità di realizzazione del programma formativo? Vorremmo coprogettare con voi anche i criteri e gli indicatori di valutazione, perché di nuovo, come dire, ci piace non essere gli unici a decidere come andare a misurare quanto quella formazione è stata poi utile, quanto quella formazione ha effettivamente impattato sulle modalità di lavoro o appunto anche proprio sulla estensione, no? Il job enlargement, si dice, no? Tecnicamente, cioè quanto questo vi ha magari aiutato in quelle vostre organizzazioni anche a poter proporre nuove progettualità e quindi in ultima istanza aumentare anche la qualità della partecipazione in Emilia Romagna.
Vorremmo condividere anche nel tempo il monitoraggio delle attività che andremo a realizzare. Naturalmente, e adesso, come dire, chi parlerà dopo di me lo spiegherà ancora meglio, come questo progetto si inserisce in una cornice più ampia, che è quella dell'open government. E un altro risultato sicuramente atteso è quello appunto dell'accrescimento delle competenze dei partecipanti, che non è in questo caso riferito ai partecipanti alla formazione, ma proprio ai partecipanti a questo percorso di coprogettazione, perché uno appunto degli effetti che noi diciamo sempre sia in ogni processo partecipativo e quindi anche in un processo di coprogettazione è proprio anche una crescita che si ha nel lavorare insieme ad altri, quindi in una logica appunto di rete, di coprogettazione, questo in sé stesso già ci aiuta a crescere su queste competenze. Quali sono le novità principali quindi di questo percorso rispetto a quello anche degli anni passati? Intanto che noi passiamo da un programma annuale a un programma triennale, quindi assumiamo un orizzonte più ampio, anche in coerenza con quelli che sono tutti gli strumenti, diciamo, di programmazione. Quindi questo ci consente di avere appunto uno sguardo più lungo, che poi significa naturalmente anche vedere con qualità si realizza. Arriveremo anche a scegliere insieme a voi, ad accogliere, come dire, le vostre scelte rispetto anche alle priorità degli interventi e come allocare le risorse. Cosa significa questo? Tra le altre cose, appunto, utilizzeremo la piattaforma Partecipazioni, che è da un mese più o meno online, quindi la nostra nuova piattaforma di e-democracy, anche questa realizzata con il supporto del Formez, e dopo vi sarà presentata in modo più dettagliato. Quindi per me questa è anche un'occasione per sperimentare con un nostro processo partecipativo direttamente la piattaforma, e per fare questo sperimenteremo anche tanti moduli diversi che la piattaforma ci fornisce, tra cui quello del bilancio partecipato. Quindi l'idea è di, anche rispetto a quello che è il budget che la Regione ha a disposizione nei 3 anni per la formazione, di far sì che al termine, diciamo, del percorso, quando emersi i bisogni, emerse le proposte per rispondere ai bisogni, si tratterà di andare anche a dare appunto una priorità, cioè cosa facciamo prima e cosa facciamo dopo, molto banalmente, perché, come vi dicevo, il programma dura 3 anni, e quindi anche questo aspetto verrà discusso e rimesso, insomma, ai partecipanti al processo di coprogettazione. Coinvolgimento oltre la CDPP significa che noi abbiamo questa comunità di pratiche partecipative da diversi anni, che non è altro, per chi non lo sa, per chi magari non è del nostro territorio, una rete di persone che operano per e con la partecipazione in Emilia Romagna e che sono sempre i nostri interlocutori privilegiati, naturalmente, quando si tratta di coprogettare le attività della regione. Però oltre alla CDPP significa che, per esempio, non solo in questa iniziativa appunto siamo all'interno di una cornice più ampia, che è quella del progetto pilota, ma anche che, per esempio, ci sono altre cornici che si stanno incrociando, scusate il gioco di parole, no? Nel senso che, per esempio, la regione ha da poco siglato un protocollo di intesa con altre 2 regioni, con la Puglia e la Toscana, e con la IP2, quindi l'Associazione Italiana Partecipazione Pubblica. Quindi, per esempio, come dire, in questa discussione che noi speriamo, insomma, si sviluppi e sia animata, accogliamo veramente volentieri contributi anche di persone che non necessariamente lavorano in Emilia Romagna, non necessariamente lavorano nelle pubbliche amministrazioni, ma crediamo che anche, per esempio, appunto dal mondo come IP2, piuttosto che l'OIAF, piuttosto che altre regioni, possano venire dei contributi alla discussione. Quindi invito tutti quelli che ci stanno seguendo oggi, insomma, anche se non si riconoscono nei beneficiari poi dell'intervento formativo, a magari invece partecipare a questo processo, e perché no, se vi piacerà, se siete in un'altra regione, magari anche a copiarlo, perché naturalmente, così come la piattaforma, tutto quello che noi facciamo è sempre assolutamente in una logica di conoscenza aperta e quindi di condivisione, di farle il più possibile insieme, perché insieme si fa meglio. Io vi ringrazio e ci risentiamo più tardi per salutarci, e adesso ascolto volentieri i colleghi. Grazie. Sabrina, grazie a te, grazie per l'introduzione, grazie, diciamo, per l'ambizione con cui nasce, viene rilanciato oggi questo processo partecipativo di portata lunga su un tema
complesso. Grazie soprattutto per aver messo giù il tema della formazione, logica di trasformazione delle persone e dell'organizzazione. E proprio a questo proposito, come immagino sappiate più o meno tutti, perché mi sembra di capire che dalle iscrizioni al webinar di oggi in larghissima parte i partecipanti sono dipendenti della pubblica amministrazione, l'attuale ministro della funzione pubblica, attraverso la struttura di supporto, ha avviato un'azione importante sul tema della formazione, proprio in logica di trasformazione della macchina amministrativa. E a questo proposito, nell'ambito di questo webinar, passo la parola a Sauro Angeletti della funzione pubblica. Sauro, ti vediamo, ti chiederei di attivare il tuo microfono, perfetto, da questo momento dovremmo anche sentirti. A te. Grazie. Grazie Gianfranco, grazie alla dottoressa Franceschini che ha fatto l'intervento che mi ha preceduto, che, dal quale traggo diciamo molti spunti e l'esigenza subito di ritarare diciamo il mio intervento, ma questo è anche, una volta si sarebbe detto, il bello della diretta, adesso diciamo il bello di Zoom, il bello delle riunioni online. Allora, il tema è particolarmente interessante e al centro dell'azione del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma come sempre, come altre volte, io non farò un intervento diciamo promozionale per vendere quello che fa il Dipartimento, ma per riaffermare un tanto un interesse comune allo sviluppo di alcune politiche, e sono sicuramente quelle della formazione e quella dell'amministrazione aperta, che vedono la Regione Emilia-Romagna diciamo un nostro partner nel rafforzamento di un percorso delle politiche di Open Government che stiamo realizzando nell'ambito di un progetto finanziato con i fondi di SIE, i fondi del PON Governance e capacità istituzionale, e che vede un ruolo attivo proprio nel Forum SPA che supporta questa iniziativa. Io provo a sviluppare delle considerazioni di carattere più generale, partendo tentando di collegare in maniera specifica il tema della formazione con quello dell'amministrazione aperta, partendo da un dato, e cioè il dato dell'ottimo lavoro che ha fatto e che sta facendo la Regione Emilia-Romagna, che è per alcuni versi all'avanguardia su questi temi, ma paradossalmente è importante dare continuità agli investimenti che fanno anche le istituzioni che sono più forti. Il tema del rafforzamento infatti non riguarda solo chi è messo male, se mi permettete questo termine un po' brutto, ma il tema del rafforzamento, soprattutto quando parliamo di competenze, di capacità amministrativa, riguarda tutte le nostre istituzioni e si realizza attraverso modalità e strumenti diversi. La tecnologia, da questo punto di vista, rappresenta un fattore abilitante. Io avrò forse una cultura umanistica, è un fattore abilitante scontato, ma che forse viene troppo spesso anche agitato come un vessillo risolutivo, cioè la tecnologia è fondamentale, ma se bastasse solo la tecnologia noi avremmo risolto tutti i nostri problemi. Grazie alla tecnologia abbiamo risolto molti problemi delle amministrazioni pubbliche, o meglio, abbiamo messo le amministrazioni pubbliche nella condizione di cogliere molte opportunità, però la tecnologia da sola non basta, servono le competenze, serve una cultura amministrativa che supporti i processi di trasformazione organizzativa e digitale delle amministrazioni pubbliche. Dire questo non è un'affermazione rivendicativa e autoconsolatoria, non significa dire sì, vabbè, però i dipendenti pubblici sono centrali e quindi siamo tutti contenti di questa nostra presunta indispensabilità. Quello che voglio, il tema su cui voglio porre l'accento è la complementarietà di queste leve. Gli strumenti tecnologici, qua parliamo di open government, quindi parliamo fondamentalmente di strumenti di partecipazione, di condivisione e di accesso diciamo alle fonti informative, sono fondamentali, ma questi non dispiegheranno mai il loro effetto se non li affianchiamo ad un rafforzamento delle competenze e delle capacità delle persone che operano all'interno delle amministrazioni pubbliche e più in generale anche dei nostri utenti, dei cittadini e dei portatori di interesse, che poi devono sapere utilizzare quello che noi in termini diciamo informativi riversiamo su di loro. Per questo la formazione e lo sviluppo delle competenze è al centro delle politiche del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed al centro degli interventi dell'agenda del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché le persone sono le conoscenze delle persone
il capitale umano, espressione che a tutti, che a tanti, non a tutti piace, diciamo così, il capitale umano riveste da questo punto da questo punto di vista una leva strategica fondamentale. Qui parliamo di un tema anche del tema della formazione declinato in maniera più specifica, formazione per la partecipazione. E allora questo tema è interessante dal mio punto di vista perché ci consente di fare un cortocircuito tra politiche che normalmente viaggiano un po' su binari separati e soprattutto di declinare anche i contenuti della formazione in maniera innovativa. Parlare di formazione per la partecipazione significa mettere a fattor comune delle iniziative che sicuramente sono già state realizzate e sono in corso di realizzazione dalla Regione Emilia-Romagna, ma anche da altre istituzioni, ma declinarle in maniera innovativa. Non credo che, se io penso all'offerta formativa di istituzioni che conosco, non credo che il tema della formazione per la partecipazione compaia poi così spesso. Ecco, questo mi piace questa declinazione perché la possiamo affiancare a pieno titolo e a pieno diritto, secondo me, ad altre espressioni di sviluppo delle competenze che troviamo nel PNRR, che parla di competenze per la transizione digitale, competenze per la transizione ecologica e per la transizione amministrativa. Ecco, le competenze per la partecipazione, secondo me, possono candidarsi a pieno titolo per essere il quarto contenitore, il quarto aggregatore, diciamo, delle competenze trasversali alle amministrazioni pubbliche. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, semplicemente come capofila, diciamo, di questa iniziativa, sta facendo un importante investimento sulle competenze trasversali. Quando parliamo di competenze trasversali, e quelle sicuramente per l'amministrazione aperta lo sono, parliamo di competenze che generalmente che riteniamo tutti i dipendenti pubblici debbano possedere indipendentemente dal luogo in cui lavorano. Sono competenze abilitanti per l'efficacia, diciamo, dell'attività dei dipendenti stessi, ma più in generale abilitanti anche per l'azione amministrativa. Non si può non avere competenze digitali, non si può gestire, diciamo, con efficacia di questi tempi gli strumenti di collaboration, posto che facciamo, penso, il 90% ancora delle riunioni online. Ecco, le competenze per l'amministrazione aperta, per il governo aperto, sono fondamentali perché sono abilitanti, diciamo, rispetto ad attività e ad iniziative che hanno una portata trasformativa, innovativa, fondamentale nelle amministrazioni pubbliche. Come sapete, governo aperto, l'amministrazione aperta, come lo vogliamo chiamare, è una politica trasversale, molto composita e molto articolata, perché comprende al suo interno l'obiettivo della costruzione di processi amministrativi basati sui principi della trasparenza, la partecipazione civica, la lotta alla corruzione, l'accountability, l'innovazione digitale e così via. È un tema particolarmente innovativo e sfidante, è un tema complicato da declinare, tanto è poliedrico, con iniziative di formazione, ma è questo, diciamo, il bello del nostro lavoro: declinare gli strumenti e le politiche di cui noi disponiamo in maniera sempre più innovativa. Seconda ordine di considerazione di tre, sperando di non andare troppo veloce, ma non voglio rubare tempo agli interventi che seguiranno, e terzo poi anche per dare spazio eventualmente a eventuali osservazioni o considerazioni dei partecipanti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un consolidamento ed un rafforzamento significativo delle politiche di partecipazione e di consultazione, più in generale delle politiche di governo aperto nelle amministrazioni pubbliche. La realtà delle nostre istituzioni è assai variegata, la politica dell'amministrazione aperta è relativamente giovane, molte istituzioni stanno facendo un ottimo lavoro anche a partire da strumenti che sono stati via via
codificati e messi a disposizione nel tempo. Penso anche a quello che ha fatto il Dipartimento della Funzione Pubblica insieme ad altre istituzioni nell'attuazione di piani nazionali per il governo aperto. Attraverso il penultimo piano a questo punto, che era il quarto, noi abbiamo definito delle linee guida operative sulla consultazione, una piattaforma online per la partecipazione che alcune istituzioni stanno, come si diceva, utilizzando, un portale aggregatore per le iniziative della consultazione, e prevediamo in un obiettivo, in un impegno che è stato codificato nel quinto piano nazionale per il governo aperto, che è stato approvato nel febbraio 2000 di quest'anno, 2022, e che ha un orizzonte temporale 2022-2023, proprio la creazione di un hub nazionale a supporto delle politiche di partecipazione, un'iniziativa che vede tra gli attori istituzionali coinvolti proprio la regione Emilia-Romagna. Questa iniziativa risponde alla necessità di sopperire da un lato alla limitata conoscenza da parte dei cittadini dei percorsi di partecipazione attivati dalle pubbliche amministrazioni e dall'altro lato ambisce a mettere a disposizione, a mettere in rete, a mettere a fattor comune le pratiche più avanzate di partecipazione ai diversi livelli di governo. Fin qui però dicevamo gli strumenti, ma sarebbe stupido che noi diciamo declinassimo questa politica del governo aperto, che ha nei suoi fattori chiave e distintivi appunto la partecipazione e l'inclusione, senza intercettare le altre politiche pubbliche, e una centrale è la politica diciamo inerente alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche. Da questo punto di vista allora l'iniziativa che viene presentata oggi relativa al piano triennale della formazione per la partecipazione 2022-2024 della regione Emilia-Romagna secondo noi è paradigmatica per tanti profili. Provo a dare una mia così veloce chiave di lettura, premesso che come Dipartimento della Funzione Pubblica stiamo mettendo in campo iniziative strategiche sul tema della formazione e condividiamo totalmente i principi che ha esposto prima la dottoressa Franceschini, cioè il partire dall'analisi dei fabbisogni, il calibrare una formazione mirata sulle effettive esigenze di sviluppo, che sono sia dei singoli sia delle amministrazioni pubbliche, valutare soprattutto la formazione, gli effetti trasformativi che la formazione può determinare e deve determinare, perché noi, lo dico senza retorica, anche se queste affermazioni suonano sempre un po' retoriche, noi con l'azione pubblica, con l'azione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto con gli interventi del PNRR, non dobbiamo produrre risultati, questi sono scontati, dobbiamo determinare impatti, dobbiamo essere capaci di generare effetti trasformativi. E questa è la sfida, ma anche la bellezza del nostro lavoro, perché produrre corsi di formazione, mi verrebbe da dire, è relativamente facile. Coprire e espandere l'offerta formativa con un catalogo molto più ricco è facile, poi bisogna però verificare che ne è stata di quella formazione, chi ne ha beneficiato e quali effetti si sono generati in termini di rafforzamento delle amministrazioni pubbliche, perché paradossalmente la somma può non fare il totale. Possiamo assistere ad un fenomeno per cui le competenze individuali accrescono, però la performance delle amministrazioni pubbliche non migliora. E allora, andando a chiudere, perché questa iniziativa della Regione Emilia-Romagna è secondo me paradigmatica e importante? Intanto perché sposa nella predisposizione di uno strumento specifico del piano della formazione i principi dello stesso governo aperto, cioè l'ascolto e la coprogettazione sono requisiti fondamentali per il successo di una politica pubblica. Non ce lo doveva dire il governo aperto, la politica del governo aperto lo sapevamo da soli, però è importante diciamo che cominciamo, come fa ottimamente la Regione Emilia-Romagna, a far parlare e a mettere in connessione le diverse politiche, se no ogni politica sta sul proprio binario. Questa iniziativa sicuramente si candida ad essere, secondo noi, l'esempio di una buona pratica da mettere a frutto durante il percorso di costruzione dell'hub della partecipazione di cui vi dicevo, ma più in generale del quinto piano nazionale per il governo aperto. Terzo poi perché restituisce è in grado di restituirci, secondo me, un importante
vista su quello che può essere il fabbisogno formativo per rafforzare le politiche di amministrazione aperta e di governo aperto. Noi stiamo lavorando molto sul rafforzamento delle competenze trasversali, ve lo dicevo prima, sulle competenze digitali, ad esempio abbiamo aperto uno specifico fronte di formazione rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche. Con riferimento alle competenze digitali abbiamo definito quelle che secondo noi sono le competenze fondamentali dei dipendenti pubblici e stiamo facendo della formazione mirata. Ecco, ci piacerebbe aprire un cantiere per verificare la possibilità di definire un analogo syllabus, noi lo chiamiamo, un analogo set di competenze per il governo aperto. E qua si tratta di raccogliere una sfida che è importante ed impegnativa perché come vi ho detto, il tema del governo aperto è multidimensionale. Alcune competenze sono coperte, pensiamo alla formazione sulla trasparenza, sull'anticorruzione, questa si fa abbondantemente, però per esempio qua c'è il problema di dare una cornice di senso nuova e diversa, perché se no molti dei nostri colleghi la percepiscono come formazione obbligatoria da mero adempimento. Altri ambiti li dobbiamo iniziare a coprire con della formazione progettata forse ex novo in maniera innovativa. Pensiamo alla formazione sulla partecipazione, appunto sullo spazio civico, sulla digitalizzazione inclusiva. Insomma, dobbiamo mettere a disposizione dei nostri colleghi e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se vogliamo lavorare al rafforzamento di questa politica dell'amministrazione aperta, un set o un kit di competenze e di offerta formativa che dia il senso della capacità trasformativa di questi temi e di questa politica. Naturalmente l'ottima regione Emilia-Romagna l'ha colto già nella denominazione dell'iniziativa che si chiama Trasformazioni. Ecco, questo secondo me è un'ottima sintesi di quello che ho tentato di trasferirvi e su cui mi sono concentrato. Azioni o interventi di rafforzamento delle competenze individuali che possono trasformarsi, scusate la ripetizione, in trasformazioni organizzative. La tecnologia è importante, ma non dimentichiamoci delle altre leve, se no procederemo, temo, molto più lentamente di quanto pensiamo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie mille Sauro, grazie per aver dato, diciamo, contesto rispetto a questa iniziativa, grazie per averla rilanciata, per averne sottolineato le caratteristiche più di frontiera. Peraltro era una, ricordo, delle prime chiacchierate in cui abbiamo a quattro mani con Sabrina e tutto lo staff che si occupa della progettazione di questo percorso. Abbiamo provato a ipotizzare a cosa potesse tendere anche l'idea che ci eravamo fatti, insomma l'ultima ambizione poteva essere quella di includere a valle del processo partecipativo e coprogettato sulle azioni di formazione questo genere di competenze nel syllabus per le competenze digitali. Era forse una delle ambizioni, cioè, insomma una delle prime cose su cui abbiamo provato a ragionare come ambizione più ampia. Ci fa particolarmente piacere che venga rilanciata e ripresa. Ci tengo soprattutto a sottolineare che il processo partecipativo trasformazione della regione Emilia-Romagna, al di là dell'essere interessante e sperimentale, l'accezione migliore del termine da un punto di vista metodologico e anche rispetto al tema di cui si dibatte attraverso il percorso partecipativo, riveste a nostro avviso anche una rilevanza dal punto di vista tecnico e tecnologico, cioè l'ipotesi che abbiamo voluto portare avanti lavorando a quattro mani con la regione Emilia-Romagna è quella di sperimentare il più possibile anche in termini tecnologici. In particolare, lo accennava Sabrina all'inizio, la piattaforma della regione Emilia-Romagna si sviluppa su un software che si chiama Decidim, un software, come giustamente ha detto Sabrina, in pieno riuso, perfettamente open source e riutilizzabile da chiunque. È un software che ha una sua complessità, come tutti i software di questo genere, e con volevamo anche utilizzare un po' a pretesto e un po' proprio in logica di sperimentazione questo percorso per provare a guardare
e utilizzare qualunque modulo, i moduli più interessanti per sviluppare un processo partecipativo che fosse quanto più ampio e virtuoso possibile. Proprio a questo proposito, credo che Angela e Stefania nell'intervento successivo ci raccontano un po' meglio com'è che funziona e com'è che il processo partecipativo è stato sviluppato sulla piattaforma. Angela, se hai delle slide da lanciare, puoi farlo esattamente come prima, esatto, lanciando la tua presentazione. Perfetto, passo a te la parola. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a tutti, grazie Gianfranco per la parola. Intanto grazie proprio per l'inquadramento complessivo del progetto all'interno del quale noi ci situiamo. In particolare parliamo della linea 3 dei progetti pilota all'interno del progetto OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, che ha proprio l'ambizione di favorire l'attuazione di politiche di apertura, di trasparenza e di partecipazione nella pubblica amministrazione per diffondere i principi, no, di quelli che sentivamo prima del governo aperto. Il progetto pilota, aspettate che non vado avanti, devo solo... Ok, l'attività del progetto pilota di Open Government sono finalizzate proprio a dare questo tipo di supporto alle amministrazioni che vogliono realizzare dei percorsi inclusivi in ottica di governo aperto e che manifestano il proprio interesse a farlo. E la Regione Emilia è una degli enti coinvolti in questi percorsi pilota, percorsi pilota che hanno tre tipi di azioni che sono coordinate tra di loro, che vedete qui elencati. C'è la piattaforma di partecipazione, che è quella che si citava prima, cioè sul modello di Decidim, l'applicazione del modello dell'installazione di Decidim per le amministrazioni che non la dispongono, come il caso della Regione Emilia, che ha quindi installato la piattaforma che prende il nome di partecipazione, che è online da inizio di febbraio. Poi c'è l'azione di formazione che prevede una serie di attività che vengono orientate sia per la sperimentazione, per dare, diciamo, luogo alla sperimentazione tecnologica della piattaforma, capirne le potenzialità rispetto ai processi, alle diverse scale che l'amministrazione vuole attivare. E questa è un'azione che viene svolta in particolare con una forte collaborazione con la linea 2 del progetto pilota, del progetto OpenGov. E poi c'è l'azione 3, sperimentazione e competenze per la partecipazione, all'interno della quale noi ci situiamo con il processo trasformazioni, e che prevede proprio la realizzazione di attività di accompagnamento all'utilizzo della piattaforma attraverso la realizzazione di un processo di partecipazione. Nel nostro caso il processo di partecipazione è quello appunto annunciato dalla dottoressa Franceschini, quindi sul piano triennale formativo della partecipazione. Cosa è stato fatto fino adesso in Regione Emilia? Cioè abbiamo quindi installato la piattaforma, definito insieme tutto quello che adesso presento. È una definizione, una collaborazione nata con il Formas, ma con una forte presenza naturalmente e a partire dallo staff partecipazione della Regione Emilia con il quale abbiamo collaborato. Definito un primo toolkit per le partecipazioni, che verrà sperimentato lungo questo percorso. Abbiamo definito una serie di temi di lavoro che vanno nelle altre linee più di formazione, quindi cicli di seminari che saranno integrati, come vedete qui da questo schema, nella parte centrale del percorso per il piano triennale della formazione per la partecipazione, e definito una serie di temi che saranno sperimentati nelle prossime attività di formazione che partiranno a maggio e che vedremo poi successivamente. Questo è il nostro processo, no? Sulla piattaforma trasformazioni. Quello che trovate, io faccio solo vedere questa slide, ma poi ne parlerà meglio di me Stefania Caputo. Vediamo un po' la definizione del processo, il contesto informativo di riferimento. Troverete tutte le informazioni relative agli incontri, all'aggiornamento sul processo. È un glossario, è uno spazio FAQ, che sono degli spazi che sono da considerarsi come degli spazi aperti e implementabili della comunità che parteciperà al processo. Il processo, come abbiamo sentito prima, si rivolge a un,
in particolare alla comunità di pratiche partecipative sicuramente, ma non solo, proprio perché l'intenzione della Regione è stata quella di aprire il più possibile questo processo. Si sviluppa tra febbraio e settembre ed è costituito da quattro macrofasi che vedete qui. Parte con delle attività legate più alla preparazione del processo, all'informazione, quindi la fase di informazione, ha una fase successiva di consultazione, che è la fase sicuramente centrale, seguita da una fase di partecipazione per poi concludersi con una fase di empowerment e di gestione. Tutte queste fasi sono legate insieme da un aspetto della comunicazione, come vista come una fase trasversale, e sono arricchite soprattutto nel periodo di aprile, adesso vediamo poi nello specifico, da tre webinar formativi sui temi del governo aperto. Questi tre webinar sono aperti a tutti i partecipanti e avranno come modalità, diciamo, di iscrizione quella che avete seguito oggi per iscrivervi al webinar di avvio. Vi presento brevemente i temi dei seminari. Queste sono le date che trovate anche all'interno dello spazio trasformazioni sulla piattaforma della Regione Emilia Partecipazioni. Il primo tema sarà sull'open government come pratica di governo, il secondo sul coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche come momento di trasparenza e il terzo sui dati governativi aperti come strumento di accountability. Questi tre webinar hanno, diciamo, lo scopo di introdurre i temi del governo aperto e lo fanno con una prima parte dedicata proprio all'introduzione tematica che vi ho appena descritto e una seconda parte in cui invece interviene proprio la Regione Emilia e porta la propria esperienza nell'ambito tematico di riferimento. Questa azione viene realizzata dalla linea 2 del progetto Open Gov, come vi dicevo prima, e si svolge sulla piattaforma Zoom e avrà una durata di circa 90 minuti. Vi presento brevemente, ma poi su questo non mi dilungo tanto perché trovate tutto all'interno della piattaforma regionale partecipazione, un po' quali sono le attività per fase. Quindi la prima fase, la fase di informazione, la fase attuale, no, che prende l'avvio col webinar di oggi, ha visto una fase preparatoria con una serie di documenti che trovate già all'interno dello spazio dedicato al processo trasformazioni, come ad esempio la carta d'identità e altri documenti informativi che definiscono il contesto di riferimento all'interno del quale ci muoviamo. Abbiamo disegnato insieme a tutto lo staff partecipazione della Regione questa architettura, diciamo, di processo. Abbiamo definito i principali strumenti da utilizzare in relazione alla nuova piattaforma, quindi i moduli che venivano citati prima, pur mantenendo una flessibilità di processo che verrà sicuramente rivisto e ritarato se utile in base agli esiti delle singole fasi e delle attività. È stato poi messo online proprio nei giorni che precedono il webinar di oggi e quindi avete già la possibilità di entrare e di consultare tutti i documenti informativi che sono proposti. La seconda fase è una fase invece dedicata più alla consultazione, cioè entriamo nel vivo del processo e lo facciamo con un primo appuntamento che sarà il 12 di aprile e sarà un workshop che è finalizzato a rilevare proprio le esigenze formative e le competenze necessarie, no? Come diceva anche prima la dottoressa Franceschini, individuando delle categorie tematiche guida che ci guideranno lungo la scrittura collaborativa di questo piano e ci aiuteranno anche a definire in maniera condivisa i criteri di valutazione e di monitoraggio anche del processo. Questo avverrà utilizzando la piattaforma Zoom e utilizzando il modulo eventi su partecipazione. Una seconda attività sarà un'attività più di affondo, no? Di tipo consultivo e esplorativo, cioè esploreremo ulteriori idee per la formazione utilizzando il metodo proposte sulla piattaforma, cioè potrete inviare proprio le vostre proposte formative in termini, diciamo, di idee
ancora anche sviluppando delle vere e proprie proposte di moduli formativi in base alle esigenze che raccogliamo. Anche questi sono implementabili anche in maniera più aperta, perché c'è sempre la classica mail, no, a disposizione, ulteriori spazi che possiamo rintracciare anche insieme. E ogni fase si conclude naturalmente con un'elaborazione degli esiti di fase che sono sempre proposti e pubblicate nello spazio partecipazioni del processo trasformazioni. Una fase ancora importante e centrale è la fase di co-creazione dei pacchetti formativi in base alle categorie tematiche che abbiamo individuato nella fase precedente e alle prime proposte che saranno raccolte. In questo caso avremo la possibilità di utilizzare il modulo testi commentabili, che sicuramente alcuni di voi hanno già utilizzato, ad esempio anche in occasione di quello che veniva citato prima a proposito del piano nazionale per il governo aperto, e sarà quindi un modulo sicuramente molto utile in questa fase. E poi avremo sicuramente una novità per questo tipo di processo che è stato annunciato e sottolineato sia all'inizio, no, dell'intervento della dottoressa Franceschini, cioè l'attività di bilancio partecipativo, che ci aiuterà sicuramente a definire le priorità formative della comunità dei partecipanti e ci aiuterà anche a definire un po' la propedeutica dei moduli formativi. Essendo un piano di 3 anni, sarà importante definire un po' insieme anche quale sarà la cadenza temporale, no, delle fasi che vogliamo un po' per il nostro programma formativo. E poi avremo una fase finale di empowerment e di gestione, quindi con delle attività sicuramente dedicate alla restituzione degli esiti e alla pubblicazione del report finale, una presentazione poi pubblica del programma formativo triennale con un incontro pubblico che speriamo possa essere anche svolto dal vivo. E, come dicevo prima, c'è una fase trasversale che unifica un po' tutte le fasi che abbiamo visto prima di sviluppo della struttura di processo, che mette in campo una serie di strumenti di comunicazione che la regione normalmente usa, ma che vede sicuramente la piattaforma partecipazioni come il fulcro principale, no, di scambio sia in termini di comunicazione che in termini di informazione. Io mi fermerei qui e naturalmente sono poi a disposizione nella parte finale aperta a tutti, e vi invito a frequentare e animare la piattaforma partecipazione, in particolare lo spazio dedicato al processo trasformazioni. Grazie. Grazie a te Angela, grazie mille. Se avete dato un'occhiata alla chat mentre Angela raccontava il processo, vi ho messo un po' di link utili, soprattutto quello alla news della Regione Emilia-Romagna, che in qualche maniera presenta tutto il processo, e poi il link diretto al processo sulla piattaforma dell'Emilia-Romagna. Ecco, quella è la piattaforma e quello è il software DESID di cui vi parlavo prima. A questo punto, Stefania, vedo il tuo microfono aperto. Perfetto, ti sentiamo, a te la parola. Buongiorno a tutte e a tutti. Vi presento la piattaforma che si chiama, come avete sentito, Partecipazioni, e ospita i processi della Regione Emilia-Romagna. Quindi quando entrate in home nella piattaforma vedete i processi attualmente attivi e potete navigarli in tutte le loro parti, i processi sono pubblici. Quando invece volete partecipare, dovete accedere, e la Regione Emilia-Romagna ha scelto di far accedere con SPID o carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, quindi si è integrata con FEDERA, che è il sistema di autenticazione della Regione Emilia-Romagna. Una volta che avrete fatto l'accesso, oltre che consultare quello che c'è, potrete dare i vostri contributi. I vostri contributi possono essere sia di un formato più social, e quindi esprimere il vostro consenso rispetto ai contenuti che ci sono, e potete anche con questo bottone sostieni
che troverete dove viene abilitato, o potrete anche tenervi aggiornati su argomenti specifici con questo bottone segui che abiliterà le notifiche secondo le modalità che voi avete scelto sul vostro profilo utente. Ma non potete anche, quando viene abilitato nel processo, fare voi delle proposte, quindi troverete il bottone nuove proposte e vi consentirà di caricare dei contenuti estesi anche con file a volte per proporre la vostra opinione operativa o no, dipende da come è fatto il processo, e metterla al vaglio degli altri partecipanti al processo. Infatti, oltre che dare un sostegno ai contenuti che ci sono, si possono abilitare i commenti e quindi potrete scrivere in maniera estesa i vostri commenti e potrete anche dire se sono a favore con questo pollice in su o contrari con questo pollice in giù. Inoltre i commenti aprono la possibilità di una catena di comunicazione tra le persone, perché c'è la possibilità di rispondere ai commenti oltre che di dire se si è d'accordo o no, perché si trovano delle freccine verdi e rosse al lato del commento da questa parte. Un altro strumento molto importante di cui vi parlava prima anche Angela è la collaborazione ad un testo. Quindi i testi vengono presentati suddivisi in paragrafi, si possono commentare e si viene guidati nella navigazione del testo anche tramite un indice. E alcune volte verrà abilitato il voto, principalmente sulle proposte. Quando votate verrà tenuta traccia di quanti voti sono stati raccolti da una proposta, verranno presentate le modalità di voto di quella sessione, quindi si dirà quanti voti si possono dare, quanti voti ogni persona può dare a diverse proposte, le proposte di quanti voti hanno bisogno per essere accettate, sempre in un'ottica di completa trasparenza. Come vi spiegavano, si utilizzerà anche lo strumento del bilancio partecipativo, che è uno strumento dove ogni persona può vedere il budget che c'è a disposizione, le proposte che vengono messe al voto nella scelta. Ogni proposta ha un suo costo associato, per cui scegliendole in questa barra si vede quanto si sta spendendo rispetto al budget. Potrà essere chiesto come livello partecipativo anche di rispondere a questionari. I questionari sono classici, questionari di risposte chiuse o a risposte aperte, nel quale verrà chiesto il vostro contributo. Se avete difficoltà ad usare la piattaforma, abbiamo predisposto una serie di pagine per aiutarvi su ogni aspetto che si presenta sulla piattaforma, dove abbiamo messo un testo esplicativo, ma le abbiamo anche corredate di video tutorial. Lo staff della partecipazione della Regione Emilia-Romagna ovviamente è sempre a vostra disposizione al nostro indirizzo mail. Ora, invitandovi quindi a partecipare, vi farei anche vedere magari un primo accesso sulla piattaforma e quindi guardare in pratica come facciamo. Questa quindi è la nostra piattaforma che prima avete visto in alcune slide. Nella sua home vi presenta i processi, come vi dicevo. Potete navigare nei processi. Prima la dottoressa Nasso vi parlava dei documenti presenti su trasformazioni. E per esempio qui abbiamo messo la carta d'identità e il programma, ma il contesto abbiamo scelto di presentarlo in una pagina esplicativa dove raccontiamo la storia che ha dato esito a questo processo. La partecipazione può essere anche fatta, come diceva Angela, in maniera interattiva sui documenti informativi, nel senso che ogni documento
può essere aperto ai contributi di tutti, anche solo segnalando. Abbiamo però la possibilità di commentare direttamente, come vi facevo vedere prima, in questa parte. Per commentare, appunto, bisogna essere registrati, bisogna fare l'accesso, e l'accesso avviene con SPID. Questo uso di SPID magari inizialmente può spaventare, in realtà è molto semplice e ci consente di non doverci preoccupare di ricordarci una password per ogni... Perché è vero quello che dici, Stefania, cioè con SPID te le ricordi, però poi la password di SPID che scade ogni tot, te la tendi a dimenticartela e poi succedono queste cose. No, la scrivo continuamente, ma ovviamente oggi ho dovuto fare questo. Okay. E, oltre a non dovervi ricordare la password, una password per ogni piattaforma su cui entrate, ovviamente vi garantisce e garantisce a noi l'autenticazione delle persone che partecipano. Quindi a questo punto potrò caricare un commento ed esprimere se è positivo o negativo, se lo voglio specificare all'inizio. Così come posso sostenere il contenuto che sto guardando o decidere di seguirlo. Seguirlo vuol dire che mi arriverà, vedrò accesa questa campanellina quando vengono modificati dei contenuti di quello che mi interessa, che può essere un processo o un contenuto specifico di un processo. Posso anche decidere di farmeli mandare via mail attraverso le impostazioni che metto sul mio account. Ora, in questo momento io concluderei invitandovi anche a compilare il nostro questionario di gradimento del processo che adesso vi metto in chat e vi ringrazio per avermi ascoltato. Stefania, grazie a te, grazie anche a Laura Gamberini che in chat ci ricorda che per qualunque ulteriore approfondimento c'è un indirizzo mail a disposizione. Nella chat pubblica, no, aspetta, lo riprendo Stefania perché mi sa che questa è una cosa strana, il link al questionario lo potete trovare sulla mia ultima chat, perché su Zoom funziona che se non devi selezionare, avevi selezionato soltanto la chat rivolta a relatori, organizzatori e relatori, invece così adesso da questo chat, tema è Zoom che è un po' strano da questo punto di vista, e quindi adesso lo vedete tutti. Non mi sembra ci siano, altre domande che sono... che sono arrivate dalla chat, anzi no, c'è Antonella che ha appena scritto: oltre a SPID si può entrare anche, punto interrogativo, non so se Antonella ti riferisce ad altre tipologie, però carta d'identità elettronica, esatto. Carta nazionale dei servizi, esatto, così come ha previsto la normativa, sono questi tre canali. Sempre dalla chat ci chiedono se sono previsti incontri in presenza in questo momento rispetto al processo partecipativo trasformazioni. In questo momento no, tranne forse l'ultimo, se si potrà. Beh, sì, sì, posso aggiungere una cosa su questo? Sì. Assolutamente. Allora, gli incontri sono principalmente online, come dicevo prima, sulla piattaforma, che è un po' anche l'obiettivo del progetto pilota, no? Quello di sperimentare la piattaforma dei SIDIM, in particolare quindi la declinazione della Regione Emilia Partecipazioni. Quindi in questo senso è anche un po' tra il Covid e anche un po' l'obiettivo del progetto, no? Quello di utilizzare un po' tutte le possibilità e gli strumenti offerti. Speriamo poi che ci sia l'ultimo incontro, però lascio magari anche la parola alla dottoressa Franceschini se vuole aggiungere su questo. Noi vi e ci rivedremo volentieri tutti insieme in una grande festa. Tra l'altro, insomma, l'anno scorso siamo riusciti a fare l'ultimo degli incontri formativi in presenza ed è, insomma, una cosa che abbiamo voluto fortemente, proprio perché, insomma, sentiamo anche noi la necessità, oltre che il piacere, di incontrarci di persona. Devo dire che abbiamo un altro progetto su cui stiamo lavorando,
e stiamo cercando di fare un incontro in presenza e le limitazioni ancora sono importanti. Sono importanti perché, come sapete tutti, visto che molti di voi credo siano dentro amministrazioni pubbliche, quelli che sono comunque le regole, anche le capienze delle sale, piuttosto che sono tutti quelli che sono gli aspetti organizzativi, rendono molto complicato. Complicato che vuol dire, cioè non sarebbe neanche solo un tema di onere organizzativo per noi, quanto queste complicazioni, diciamo così, ci porterebbero a dover magari selezionare le persone da invitare, nel senso che queste capienze ridotte fanno sì che poi di fatto vuol dire poter avere meno persone, insomma. Quindi così come ancora per la maggior parte di noi, credo, il lavoro si svolge prevalentemente a distanza, in questo momento è più produttivo, più facile, più produttivo, insomma, continuare a lavorare a distanza. Oltre a quello, naturalmente, che diceva Angela, quindi ovviamente vogliamo sfruttare al massimo la piattaforma. Questo non significa appunto che la nostra idea sia di esaurire né questo percorso né in generale i processi partecipativi nella dimensione digitale, anzi abbiamo fatto un bellissimo corso nel programma dell'anno scorso che era proprio partecipazione digitale ibrida, che ha avuto come output anche un bellissimo canvas che ancora insomma non abbiamo presentato, e anche di voi oggi so che ci sono alcune delle persone che l'hanno proprio realizzato, quindi così vi do un'anteprima senza mostrarvi niente, faccio un po' di pubblicità teaser, nel senso che a breve usciremo con questo canvas. Questo per dire che insomma, quello che pensiamo è che il futuro della partecipazione sia appunto una dimensione ibrida. L'occasione che ci ha dato nelle tante cose negative, naturalmente, questi ultimi 2 anni, è stato sicuramente quello di accelerare sulla digitalizzazione, dico una cosa che ormai diciamo tutti già da un po' di tempo e che credo che già tutti stiamo già dicendo anche da un po' di tempo, che se vogliamo, come si diceva, uscirne migliori, e uscirne migliori vuol dire utilizzare al meglio le due dimensioni, cioè quella fisica e quella digitale. Ci sono oggettivamente cose che si fanno meglio a distanza, che non sono necessariamente naturalmente workshop di coprogettazione, anzi, mentre sicuramente la condivisione di materiale, piuttosto che il lavoro condiviso su materiale, no? Quindi i commenti, tutte queste cose, è molto più efficace farle attraverso una piattaforma. Quindi, come diceva appunto Angela, vedremo soprattutto il momento conclusivo potrebbe coincidere con la giornata della partecipazione, che è un altro istituto previsto in legge, che per noi di solito è a metà settembre, che è il momento in cui noi facciamo un po' il punto con la comunità regionale, facciamo il punto di quello che abbiamo fatto, lanciamo il programma dell'anno successivo, lanciamo il bando, eccetera, eccetera, e quindi quello potrebbe anche essere un'occasione, chissà se quest'anno potrà essere appunto un'occasione da fare in presenza. Ancora nel 2021 abbiamo esplorato questa possibilità, ma appunto non c'erano le condizioni ideali per farlo. Speriamo, insomma, ci piacerebbe, ma al momento ci teniamo infatti questo l'ultimo incontro senza una definizione precisa, proprio per capire quali saranno le condizioni. Ecco, infatti Giulia, vedete Giulia, io ho detto il peccato ma non il peccatore, Giulia è una delle peccatrici che ha lavorato a questo canvas, che ha scritto in chat, perché Giulia con Graziano Maino e con insomma Fares, Michele Silva, poi adesso non voglio dimenticare qualcuno, perché insomma in questo caso devo dire abbiamo questo grande privilegio di incontrare sempre persone, gruppi di lavoro che siano appunto colleghi di altre amministrazioni piuttosto che partner, perché per me questi soggetti sono dei partner, non sono dei fornitori, no? nel senso aziendalistico del termine, con cui lavoriamo sempre molto bene, insomma, le nostre non sono mai, come dire, commesse in cui chiediamo una fornitura e ci viene data, ma è sempre un lavoro a tante mani, e questo credo che sia il modo migliore per crescere insieme. Per questo dicevo che questo percorso, io non solo dico è aperto, ma mi auguro e sollecito veramente persone come Giulia e altre che, insomma, non voglio appunto fare altri nomi, giusto perché ho visto un commento, perché sicuramente dimenticherei qualcuno, ma tante persone che hanno lavorato con noi anche come appunto persone che ci stavano supportando, se avranno voglia di prendere parte a questo processo partecipativo, io credo che questo sarebbe un elemento di grande valore,
anche considerando, ve lo dico molto esplicitamente, anche considerando che ovviamente arriveremo a un punto in cui quel programma si trasformerà in un capitolato, per intenderci, andremo a cercare chi ci potrà comunque aiutare a realizzare questi percorsi, non vedo nessun tipo di conflitto, anzi, addirittura in tutto questa che diceva prima anche Gianfranco, no, voglia di sperimentare, siamo arrivati fra di me a parlare anche, no, di contratti di open innovation, insomma, cioè anche l'idea veramente che, come dire, quando si arriverà a quella fase della realizzazione del piano, si possa veramente far sì che anche appunto, i soggetti del mercato, diciamo così, che possono poi diventare fornitori per fare quelle attività, lo possano fare, insomma, anche in totale trasparenza e collaborazione. Se ci sono altre domande... Guarda, siamo in anticipo di qualche minuto e ne approfitto per in qualche modo rilanciare su quello che dicevi tu adesso e in parte accennato anche all'intervento di Sara Angeletti, cioè la partecipazione diventa un ottimo strumento per, a sua volta, per garantire altri ambiti. Nel suo intervento Sara Angeletti faceva riferimento alla difesa dello spazio civico, certamente come lo stesso OGP ci ricorda dal sito nazionale, un'arena di discussione anche bisogna, come dire, se non dei tavoli e delle sedie fisiche su cui avvenire, anche degli strumenti su cui far avvenire il dibattito. In questo caso le metodologie di cui abbiamo parlato oggi e gli strumenti di cui abbiamo parlato oggi sicuramente possono essere funzionali, così come lo smart contracting, la possibilità che fornitori e amministrazioni in qualche modo partecipino in un percorso condiviso per arrivare alla definizione, alla coprogettazione di un bando, però un percorso che permetta a tutte le parti in causa di esprimere al meglio il proprio valore, che poi si trasforma anche attraverso quel bando in valore pubblico, sicuramente è un'ambizione, un'ulteriore ambizione del progetto trasformazioni, e potrebbe certamente essere un margine un po' più sperimentale, anche un po' più interessante, su cui declinare il tema della partecipazione online. Ci fa particolarmente piacere, diciamo, in questo webinar provare a rilanciare in quest'ottica. A questo punto ringrazio Paolo per aver Paolo Martinez, che insomma, è anche un collega in questo progetto, per aver rilanciato sull'interesse verso il processo di partecipazioni. Io, prima di concludere, ancora una volta ringrazio Sabrina Franceschini, Angela, Stefania, Sauro Angeletti, Elisa Barbagiovanni, che non avete visto ma che in qualche modo è stata determinante anche per questo webinar, Andrea Gelao, che invece potete vedere in webcam, e Sabrina Onano, che è la nostra collega che ci aiuta a far funzionare tutte cose. Ringrazio ancora tutti voi, mi avvio verso la conclusione del webinar, rilanciando quello che diceva Stefania Caputo un attimo fa sulla piattaforma partecipativa. Potete già interagire col processo e quindi compilare il questionario che Stefania vi ha suggerito. Al solito, a conclusione di questo webinar, in automatico la piattaforma 20PA invece vi invierà la solita mail attraverso cui poter compilare il questionario di gradimento e quindi scaricare l'attestato di partecipazione. Chiudo ricordando, anzi chiedendovi una cortesia in qualche modo, diciamo, non aggirando ma cercando di contemplare anche pezzi di GDPR rispetto a quello che sto per chiedervi. Come lo accennava Angela nel suo intervento, abbiamo previsto altri tre webinar che non solo accompagnano questo processo partecipativo ma che fanno un affondo su alcuni temi principali, temi che ci stanno più a cuore del governo aperto, quindi l'introduzione al governo aperto, alla partecipazione e i dati come strumento di accountability e di monitoraggio civico. Li abbiamo già programmati, non li abbiamo ancora esposti sulla piattaforma perché non volevamo, diciamo, creare confusione rispetto a questo primo evento di lancio, però se col vostro consenso ci permettiamo di disturbarvi via mail per mandarvi tutte le informazioni utili anche per iscrivervi, vista la vostra manifestazione di interesse rispetto ai temi di cui abbiamo avuto modo di parlare oggi, così se vi va potete seguirci ancora una volta attraverso i nostri seminari online. Ancora una volta grazie a tutti i relatori di oggi. Grazie a tutti voi per aver partecipato e se vi va ci rivediamo a breve con più o meno con le stesse modalità, sempre sugli stessi temi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. A presto. Arrivederci.